Vero e proprio centro della carità. A Gaggiola, in provincia della Spezia, da qualche giorno è aperta la nuova mensa dei poveri. Ci è andato Riccardo Tivegna. Si amplia, si rinnova la mensa dei poveri di Gaggiola, un nuovo edificio frutto di un lascito privato e una complessa ristrutturazione. Per gli ospiti adesso 100 posti a sedere, bagni, rinnovata interamente anche la cucina. Dunque progressivamente verrà dismessa la tenda con annesso container, la prima per i tavoli, il secondo per i fornelli, che sin dal 2015 fornivano pasti caldi a chi non poteva permetterselo. Agli esordi una ventina di persone al giorno, adesso media di 80 con punte sopra quota 100, stragrande maggioranza di italiani, ma anche gli stranieri sono i benvenuti. Io posso solo dire che spesso le persone non le conosciamo. Quando le conosciamo, quando le impariamo a guardarle negli occhi, non possiamo respingere nessuno. Lì Anselmi, qui volontaria da 15 anni, ricorda una storia in particolare, riguarda un falegname che gli aveva fatto alcuni lavori. Quando io entro alla mensa, vedo questa persona e lo riconosco. Era un imprenditore. Tante le strade che conducono alla povertà, alla perdita del lavoro, la malattia di un familiare, la fine di un matrimonio. Lia dice però qui arrivano anche storie più tristi della miseria. Ma soprattutto quello che mi colpisce, che colpisce anche tutti i volontari che lavorano con me, è la mancanza di ascolto. Si sentono molto soli. Tra i 200 volontari decine e decine di ragazzi del liceo Mazzini, come Chiara e Rita, neppure ventenni, ed in prima fila con i francescani. Sì, l'ho vissuta in prima persona e poi ovviamente l'ho consigliata agli altri perché mi sono trovata non bene di più. Io ora sono all'interno di questa famiglia appunto da 4 anni, spero di rimanerci ancora anche quando uscirò perché quest'anno siamo in quinta, quindi sì, è veramente fantastico come ambiente.